Questo programma è offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta. Amici di Pedi Pedi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento. Oggi incontreremo una persona che vi stupirà perché fa tantissime cose e tutte belle. Vi ricordiamo che siamo organizzatissimi. Abbiamo alla camera numero uno, ecco, ve lo faccio vedere, abbiamo Gianluca. Tutto a posto, Gianlu? Ci siamo? Siamo carichi? Ok, e alla cameretta, come dico io, ci sono io, Roberto. Cercherò di fare qualche ripresa. Intanto con questi fantastici amici, guardate qua, guardate qua che aspettano. Allora, noi intanto andiamo a bussare, vediamo se... Ci sei? Roberto, ma che sorpresa! Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi! Per niente, guarda, io giro già microfonata casa a casa. Ragazzi, cioè, capite? Guardate che coincidenza! Emanuela già ci aspettava. Allora, intanto possiamo entrare? Prego. Possiamo? Ok, non noi gatti, entrare i gatti. Non facciamo entrare i gatti, noi entriamo. Allora, stiamo entrando a casa di Emanuela Polverelli. Benvenuti. Grazie. Allora, noi ci sediamo qua. Prego. Ok? Ecco, noi adesso io piazzo, vedi come siamo organizzati, io piazzo questa cameretta così abbiamo una visione totale, mentre Gianluca si occuperà, ecco qua, benissimo, di fare l'altra riprese. È inquadrata Zoe, questa è quella che sta in casa. È bellissimo. Come si chiama? Zoe. Zoe. No, non graffia, vero? Un pochino, allora, provaci. Allora, meglio di no. Meglio di no. Vedi che ti tagli a storto. No, infatti, come fa fare? Dale. Allora, Emanuela, mamma mia, io sono contento perché... Vabbè, poi scopriremo perché. Allora, parlo io, parli tu, posso... Io inizio. Comincia inizio, tu, ecco. Che io sistemo che mi allora, sta il microfono. Ok. Vai, allora, okay. Emanuela fa tante cose, abbiamo detto. Però, iniziamo da come l'ho conosciuta io. Emanuela ha un blog molto seguito, è uno dei più seguiti in Italia. Parla del tuo blog. 4.700.000 visite l'anno, quindi insomma abbastanza visitato. Il mio blog parla di arte un po' a 360 gradi, quindi rappresentazione, fotografia, architettura, scultura, viaggi. Diamo il nome del blog, anche se qua, proprio qua sotto, didatticarte. E c'entra la didattica perché in effetti io l'ho realizzato per i miei studenti già 12 anni fa. Inizialmente era un posto dove mettevo dentro le slide alcuni materiali per dare loro un posto dove trovarli. Poi a un certo punto è diventato qualcosa di più personale perché era un po' il posto dove immaginavo un modo di raccontare l'arte diverso da quello che c'è nei libri scolastici o nei saggi di storia dell'arte. Volevo divertirmi e lo chiamavo infatti il mio parco giochi. Ma infatti io poi ho notato questo, correggimi se sbaglio, che tu poi hai delle tematiche che sono proprio legate anche ai periodi, che so, magari quando c'è la nevicata, la neve, allora parli dell'arte, dei quadri dove c'è la neve. Ed è bella sta cosa, perché uno magari, sai, la curiosità di scoprire delle cose che magari non ci fai caso, perché noi siamo abituati magari a vedere un'opera d'arte, ma tu la racconti in una maniera veramente particolare. Io vi invito ad andare a vedere questo blog Didattica Arte.
Sì. Che è molto, molto, molto particolare. No, questa cosa di cui parli è una mia passione, diciamo, soprattutto dell'ultimo anno, cioè quella di fare delle pure raccolte tematiche in cui non ci metto nemmeno del testo, ma proprio una sequenza di immagini a tema su temi di cui io non pensavo assolutamente nemmeno che ci fosse infatti, un dipinto. Certe volte dico, ma cioè i carciofi nell'arte. Infatti dico, ma come dico, fa? Ne troverò due. Invece poi ho trovato tutti dei trucchi del mestiere, tipo fare la ricerca in inglese, sì, usare dei tag, usare la ricerca inversa. Alla fine, insomma, ho sviluppato un po' questa attitudine da segugio e che molti mi chiedono, infatti adesso tengo corsi sulla ricerca iconografica, come trovare immagini in rete. Sì, perché effettivamente questa anche della ricerca in inglese è vero, a me capita spesso anche di cercare le cose, in inglese magari le trovi, in sì, italiano, in italiano non le trovi. È così. Ora, è. Il blog sì è bello, però Emanuela, oltre il blog, cosa fa? Ora andiamo per gradi, perché veramente. Allora, posso? Guarda caso, c'erano guarda i miei caso. Libri sul tavolino. Allora, c'è qualche libro. Allora, questo per esempio, attenzione, è uno delle tante pubblicazioni di Emanuela. Calma, attenzione. Cioè, andiamo piano piano, perché sennò abbiamo un over e poi andiamo. Allora, questa è Artelogia, giusto? Parlaci di questo. Intanto, questo edito da Zanichelli. Con Zanichelli lavoro da 8 anni, diciamo al passaggio i miei 40 anni mi hanno cambiato la vita, quindi ne ho 48, lo diciamo. Beh, ma dove ce l'hai questi 48 anni? Avremmo dovuto fare la scenetta in cui io ti dicevo che ne avevo 60 sì, e tu dicevi no, che ma sei dai, giovane. Ma cosa stai dicendo? Su via! Però insomma, con i miei capelli grigi dico ascolta. No. L'età. Ascolta, l'età. Ma parliamo. No, dico, no, faccio una parentesi, no, perché c'è gente che è malata con l'età, dice, ah, però. Allora, quella è l'età biologica. A me mi dicono, tu quanti anni ti senti? Io onestamente dico, ma io mi sento ancora un 25enne, diciamo. No, io certe volte mi sento 70, quindi. Sì. E quindi in certi momenti 70, 80 proprio. Però nello spirito, tu sei, io lo so, mi permetto anche di dirlo, che tu sei una curiosa, una persona dinamica. E queste cose è importante. Questo tantissimo. Perché ci mantengono giovani, almeno intellettualmente. Poi fisicamente lasciamo perdere, andiamo avanti. Questi libri nascono comunque dal blog, perché è stato attraverso il blog che in Zanichelli mi hanno contattata, avevano visto già come scrivevo e mi hanno chiesto di fare dei libri per la scuola media all'inizio, il primo che è Arte Mondo, questo invece è per le superiori. L'ho scritto successivamente in 3 volumi e in 5 volumi, con lo stesso spirito però con cui io scrivo il blog, cioè l'idea che l'opera d'arte ti può fare scoprire un mondo. Certo. Quindi non mi piace limitarmi alla descrizione del dipinto sì, dei suoi aspetti, ma mi piace scoprire, per esempio, ma quel dipinto all'epoca come era esposto, come lo viveva la gente, c'erano i salon, la gente andava a vedere queste mostre, gli artisti erano depressi perché non vendevano, allora entrare nella vita dell'artista, nella storia dell'epoca, la tecnica, che pennelli usava, come faceva, certo. Per me è un divertimento, certo. Una fatica immane, perché io resto chiusa per mesi in casa per scrivere. Certo. E chiaramente il mio lockdown non è mai finito, ecco, però poi c'è un grande piacere nel rivedere quello che ho fatto. Una ricerca copia e incolla, attenzione, cioè, c'è uno studio, c'è una preparazione, non è che dice vabbè, prendo due cose, assolutamente. Ecco perché Emanuela è una persona speciale, perché noi pedi pedi vi facciamo vedere i luoghi, le storie, i personaggi speciali, sennò cioè, facevamo un'altra trasmissione. Voi di pedi pedi dovete sapere che comunque io ho coinvolto anche Roberto. Ora ci arriviamo, piano, perché sennò allora. Con questo. Allora, io faccio il reggilibro. Mi ha coinvolto in questo, faccio il reggilibro. La nuova edizione che uscirà di questo libro, che è ormai ha 5 anni, quindi andava un po' rinnovato, l'educazione civica, la scuola si evolve continuamente, quindi anche i libri
abbiamo fatto una cosa molto divertente, che è quella per cui io spiego i dipinti entrando dentro la tela assieme ai personaggi. Raccontiamo una magia che sa fare solo Roberto. Raccontiamo com'è successo. Allora, mi chiama. È nato da un gioco. Da un gioco, sì. Sì, mi chiama Emanuela, dice: ma sai, vorrei mettere dei video sul blog. Allora, scegliamo un dipinto iconico, che ho conosciuto, che è la stanza di Arles di Van Gogh, e ci studiamo una cosa particolare. Sai, Emanuele, ho pensato, facciamo sta roba così e facciamo questo video su YouTube. Premettendo che dopo 10 minuti, 15 minuti, su per giù, chiama la Zanichelli e dice: oh, ma sta cosa è... Emanuela, questi video li vogliamo noi. No, e ti hanno detto: togliamo il video da YouTube. E io ho detto: no, non lo togliamo, perché se qualcuno fa la stessa cosa, perché noi ci lavoriamo già da ottobre 2000 e... Sì, da un anno. È 21? È 21, quindi non da un esatto. Anno. Quindi non vorrei che qualcuno fa la stessa cosa e poi dicono: vabbè, proprio, lo dico in siciliano, a chi ricopiaro da cosa? Hanno copiato? No, no, invece l'abbiamo lasciato. Ci siamo copiati. Noi poi vi mettiamo qua, volete andare a vedere il video, lo potete andare a vedere. E diciamo che i video che abbiamo, che stiamo realizzando, giusto, sono un po' come quelli, sono un po' più elaborati, chiaramente. Hanno una finalità didattica, sì, sì, bisogna sì. Poi rispondere alle delle domande. Poi, tra l'altro, carina, sì. Con l'occhio attento del supervisore, che lo voglio citare, Mario, che io lo faccio impazzire praticamente, perché gli mando le bozze e Mario certe volte mi rimprovera. guardatelo, ed è vero, perché vedi, un occhio attento è importante, perché noi, tra virgolette, artisti, magari facciamo la cosa, però sai, l'occhio non soltanto critico ma anche artistico, perché Mario, attenzione, è uno che sa il fatto suo e mi rimprovera: no, sta cosa, sì, Mario hai ragione, però questa squadra funziona, attenzione. E stiamo parlando che su Artemondo nuovo ci sarà questo prodotto che è, ragazzi, made in Caltanissetta. Ok, Mario, siediti, ti prego, per favore, non fare la sociale, dai, perché Mario è lui vuole stare fuori in questa storia. No, devi stare qua, non mi interessa. Allora, andiamo avanti. Ok. Non ti dico quello che penso di te, perché... Allora, ma con Mario andavamo a scuola insieme. Dice, non so se hai sentito. Non dice, è microfonato. Ha detto che non vuole dire quello che pensa di lui. Ma ci vogliamo bene comunque. Questo ce lo diciamo con amore, però. Ecco, questo è sicuro. E quindi uscirà questo nuovo lavoro di Emanuela, dove io ho l'onore di partecipare. Poi penso che in seguito i video non li possiamo fare vedere, perché devono ancora uscire. Poi li faremo vedere, forse, non lo so. Zanichelli. Quindi questo lo togliamo per ora. Attenzione. Sì. Però un'altra cosa. Allora, lei questa cosa forse non ne vuole parlare, perché è molto modesta. Mi è arrivata all'orecchio che a Milano, giusto? Ti ricorda qualcosa Milano? Galleria di Milano? Ci ho vissuto quasi fatto, 2 anni. Hai fatto Milano. Una cosa importante. diciamolo. E hai nominato la galleria, sì, la galleria, quella che unisce Piazza del Duomo e Piazza della Scala. Ho curato nel 2000 l'illuminazione assieme a Piero Castiglioni, architetto della grande stirpe dei Castiglioni. È stato una vita fa, quando facevo di mestiere l'illuminotecnico, mi occupavo di illuminazione soprattutto dei beni culturali, musei, chiese, eccetera. Lei non lo voleva dire. Ho illuminato, allora te lo dico, ho illuminato la Villa del Casale, anche questo vecchio, questo il Duomo sapevo. Di Monreale, e vedi, non ti informi. Ma tu me le devi dire, perché io mi prio di queste cose, mi prio, quando dico, ma c'è un'amica mia che quello ha fatto questo, cioè io mi prio più delle cose però che fanno gli amici. Però l'illuminotecnica purtroppo in Sicilia non si riesce a fare, perché non c'è questa cultura della luce come progetto. I miei concorrenti sono gli elettricisti. Ho detto tutto. Va bene, arriveremo anche a quello. Ma non ti preoccupare, c'ho altro da fare, non potrei nemmeno farlo. Bravissima, quindi stai facendo meravigliosamente tutta questa questo, roba quindi qua. Attenzione, ma c'è anche un'altra cosa.
Questo lo possiamo dire. Allora, che non lei so. Spesso prima dimmelo. Spesso dice, ma vabbè, dai, lo sappiamo che dobbiamo dire. Ma perché casomai tagliamo? No, non taglio, no, io non taglio nulla, nulla. Il nostro, vedi, è una specie di live action, quindi quello che si dice qua, vedi che mischino a Mario lo abbiamo coinvolto alla fine. Allora, parliamo di Rai 3. Prego. Vabbè, e allora parliamo di Gheo, che è trasmissione che esattamente un anno fa mi ha contattata per fare degli interventi in trasmissione, sempre legati all'arte. Quindi la prima volta sono andata proprio lì in sede, anche un po' per conoscerci, avere questo primo, certo, scambio. Un primo... E mi avevano chiesto di parlare della Statua della Libertà, perché c'era un po' un anniversario, era stato qualche mese prima della sua inaugurazione. Poi abbiamo fatto La neve nell'arte, quei percorsi tematici, esatto. Ho citato proprio questo. Abbiamo fatto il tema del mandorlo in fiore, abbiamo fatto anche i furti d'arte. È stata forse una delle puntate più belle, anche perché ho potuto raccontare il lavoro di alcune archeologhe siciliane che hanno fatto dei ritrovamenti e dei riconoscimenti importanti. E avremmo dovuto fare altre due puntate a maggio, poi insomma il palinsesto era molto cambiato per via della guerra in corso. Purtroppo ha preso molto spazio. Sono anche ritrovata ingolfata di lavori, quindi quelle due puntate non le abbiamo più fatte. Dovrei tornare, ma ancora è sorpresa. Noi poi lo più sai. In là poi noi siamo social, sempre in contatto con la redazione. Benissimo. Quindi qualcosa poi rifaremo. E ancora non è finita, dice, ma è finita. No, ragazzi. Cioè, la cosa più importante ancora non l'abbiamo detto. La cosa più importante, fermi tutti. Allora, questo odora proprio di nuovo, perché è appena uscito. Ed è vero, non è che è soltanto la copertina, vedete? L'ho preso ieri. Vi giuro, fa odore di... Sapete quell'odore bello della tipografia? Non è vero? A me piace. Copia staffetta. Ah, copia staffetta. Ma perché copia staffetta? Le prime che escono dalla tipografia non vanno in distribuzione, ma sono per autore, redazione. Sono quasi delle prove, dei campioni, anche se è quello definitivo. E si chiamano copia staffetta. Ok, ci sono anche le immagini, attenzione. Per chi magari dice mi secca a leggere, guardati le fotografie. Sì, è tutto per figure, cioè te lo puoi sfogliare. Molto anche bene. Questo nasce da una di queste raccolte folli che ho fatto. E questo non esce con la Zanichelli? Questo esce per Burro Rizzoli. Rizzoli, quindi raga, cioè, capite che stiamo parlando. Cioè, anche loro mi hanno contattato attraverso il blog. Brava. Allora, vedete, allora, voglio fare un riassunto. Cioè, tutto quello che stiamo dicendo, ragazzi, nasce a Caltanissetta, cioè siamo a Caltanissetta. Cioè, no, Mario, dove siamo? Siamo a Caltanissetta. Non è un po' più là Caltanissetta. Dico vicino. Come sì, periferia di Caltanissetta. Dai, siamo addirittura periferia. Cioè, questo per farvi capire che certe volte noi diciamo va a Caltanissetta, cioè stiamo parlando di prodotti, ragazzi, Zanichelli e Rizzoli. Cioè stiamo parlando di grossi, cioè colossi, cioè editoriali, e nasce da Caltanissetta. Cioè, attenzione, questo vuole riflettere, cioè anche dare, diciamo, non una speranza, sembra brutto, ma anche, sai, ai ragazzi dire non è vero che a Caltanissetta non può nascere niente. Cioè, si può al giorno d'oggi lavorare in rete, anche io faccio diversi lavori con persone che magari stanno a 2000 km, a 1000, cioè lontani. Quindi si può fare. Questa è una gran cosa, perché a parte il fatto, cioè, il lavoro che c'è di studio, di ricerca, perché sono veramente, ma poi sono libri particolari. Io per esempio Arte Mondo, cioè, io sto curando un po' i video, però sono veramente diversi dai soliti libri, perché c'è, oltre la preparazione, c'è anche quell'estro creativo, giusto? Che non manca. Parlaci del libro ora, dai. Ecco, ti dicevo, il libro nasce da un'altra di queste raccolte che ho fatto, che era sulle finestre. A partire
partire da circa 5 anni fa. Io avevo cominciato all'inizio così perché era un po' un piacere mio, la mattina a pubblicare sulla pagina Facebook di Didatticarte una finestra, dicendo la finestra di oggi è aperta sulla campagna, davo una brevissima descrizione e poi autore, titolo, anno. Piano piano questa cosa cominciò ad appassionare gli iscritti, sono oltre 220.000 gli iscritti alla pagina. Sono numeri, sono bei numeri. E che se per caso una mattina saltavo una finestra mi scrivevano preoccupate, ma stai bene? Tutto a posto? E a un certo punto ho avuto anche un po' di difficoltà, cioè sono arrivata a pubblicarne 840, un numero spaventoso. E infatti, guardando le immagini, ti viene da pensare, ma tutte queste finestre nei quadri ci sono? Cioè, guardate, finestra, finestra, questa finestra, finestra. Dice, ma veramente tutte le... ci sono tante finestre nei quadri? Cioè, te ne accorgi? C'è solo adesso. Sì, cioè, sì, ma poi declinate in tanti temi. Questo per esempio il tema del viaggio, la finestra dell'atelier, la finestra della cucina, la finestra vista da fuori, la finestra isolata, la finestra dietro la scena sacra. Alla fine sono usciti fuori dei micro racconti perché ho raggruppato queste finestre cercando un po' dei temi. Tutte le finestre appunto che io avevo pubblicato sulla pagina e di cui avrei voluto scrivere sul blog, ma il tema era talmente sterminato che non avevo mai avuto il coraggio. Quando i Rizzoli mi hanno scritto, mi hanno detto ci piacerebbe che tu facessi un libro sull'arte, però divulgativo, non una cosa, un saggio, qualcosa che possa piacere a tutti e portare l'arte ai non addetti. Ma che ti incuriosisce. E io gli ho detto, guardate, io ho questa raccolta di finestre che la gente ci impazziva. Addirittura tanti si lanciavano in interpretazioni, oppure dicevano un ricordo che quella finestra gli aveva suscitato, cioè c'era un grande trasporto. Ogni tanto provavo a cambiare tema quindi avevo proposto i ponti, le marine, le scale, i boschi. Non li accettavano, vogliamo le finestre. Perché, guarda, io ti dico, io vi giuro, lo sto aprendo adesso il libro, però ti incuriosisce perché dici, ma allora io per esempio da pittore, cioè non vado a, non andrei mai a dipingere una finestra, cioè dipingo, che so, un prato, una... cioè invece perché hanno dipinto queste finestre? Quindi comprate il libro e scoprirete perché. Dall'8 novembre nelle librerie, già nelle librerie, ma già acquistabile online. Ascolta, ti devo fare l'ultima domanda, però io sono sicuro e lo so che tu non lavori qua, giusto? No, quindi, questo è il soggiorno. È il soggiorno, io lo so, lo sapete perché? Ho capito dove vuoi andare a parare. Andiamo, io già perché, mi sento male. Allora vi spiego perché. Perché noi che lavoriamo abbiamo sempre confusione. Ve lo dico subito. Io non ho il coraggio di riordinare il mio studio, Emanuele, perché tanto mi serve così. Emanuele, ecco i gattini che aspettano. Guardate che sono carini. Quelli hanno fame. Ecco qua. Allora, però ecco, entriamo. Però accomodati. Il disordine, raga, è bello. Guardate che guarda, i miei che bello. Post-it. Ora vi rendete conto la meraviglia quando tu lavori e hai questa confusione creativa che è fantastica. Raga, è inutile. Noi diciamo, io pure quando c'è stato postazione di Mario e postazione mia, i due schermi però ce li ha lui. Vabbè. C'è anche... è che lui è illustratore grafico dei miei libri. Qua perché non so che cosa Mario, c'era. Vedete che sembra che dice un gentramente, c'entra perché lui si occupa delle illustrazioni. Ah beh, lì c'era la pagina Didattica, cioè, ma comunque in sovrimpressione poi noi mettiamo tutti i contatti e tutto. Allora raga, io direi una cosa, mettiamoci qua, Mario vieni pure tu, vieni qua, facciamo una bella chiusura. Io, vedete, a me questi ambienti di lavoro, io l'altra volta da un altro amico che vedremo in un'altra puntata, la confusione è bella perché io mi ci trovo, non lo so anche noi purtroppo. Quindi che vi devo dire, raga, io intanto vi ringrazio per l'ospitalità. Vabbè, noi ci sentiamo per lavoro e quindi con Mario che mi deve sempre rimproverare perché io ho bisogno di fare le cose in una certa maniera. Certo, noi faremo sempre delle cose in una certa maniera. E allora niente, noi vi salutiamo, diamo appuntamento al prossimo appuntamento. Vi ricordiamo sempre che se avete qualcosa da segnalarci, noi siamo...
ci sono tutti gli indirizzi, potete chiamare, benissimo, noi siamo sempre pedi pedi, vedete, vi facciamo vedere delle cose belle, storie, luoghi, personaggi, picciù, oh, arte, ok? Ciao a tutti e alla prossima puntata, grazie ciao. Ragazzi, ciao ciao! Ti è sembrato cosa? Come che cosa giallo? Siamo a fare la trasmissione. Dico questa cosa dell'arte, com'è? Bella, bella. Ma il tuo quadro preferito? La finestra. Qual è la finestra? Poi lo vedi. La finestra, c'è un quadro alla finestra. Vabbè. Sì, sì, c'è un quadro. Questo programma è stato offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta.